Sì, è la prima puntata dell'anno e quindi abbiamo deciso di dedicarlo appunto a delle previsioni del passato, del futuro e del presente. E quindi del tempo anche. Esatto, come poi sarà? Piove. Da 20 giorni piove. Come sarà questo 2021? E come sarà in particolare per la cultura questo 2021? Cercheremo oggi di parlarne con diversi ospiti che si occupano di diversi settori culturali diversi, dal teatro all'arte alla letteratura. E ovviamente parleremo anche di alcuni libri per adulti e per ragazzi che cercano di raccontare il tempo e quello che verrà. Il primo ospite è Simone Di Biasio, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Simone! Ciao Simona, ciao Antonio, buonasera. Buonasera. Simone è autore. Per un attimo ho pensato che aveste sbagliato numero e volevate chiamare Paolo Fox. Ci potevamo pensare, effettivamente. Non è nel nostro target, ma ci potevamo pensare. Io l'avevo suggerito, però Simone ha detto no, parliamo di cose serie. Parliamo di cose serie. Simone è autore di Panasonica, Ponte dal Sale, un bellissimo libro di poesie, e abbiamo deciso di ospitarlo nella puntata che, dedicata appunto all'anno che verrà, perché è molto interessante il concetto di tempo che attraversa un po' tutti i versi della raccolta. E io inizierei proprio da qui. A un certo punto tu scrivi: il passato è un'innovazione da inventare. Che vuol dire? Che domandona, Simona. Qua solo domandone, eh? Beh, intanto grazie per l'osservazione molto molto acuta relativa al tempo, cioè il tempo che attraversa un po' questo libro. Effettivamente è proprio così, ho cercato di mettere insieme un libro in cui legare insieme il passato, che in questo caso sono soprattutto i nonni, la nostra famiglia, e il futuro, che forse siamo noi, che saremo anche noi, quindi magari le relazioni che invece scegliamo in qualche maniera, non soltanto quelle di sangue. E quello che lega, diciamo, queste due generazioni è il tempo e il linguaggio, la lingua, insomma. Ho cercato di lavorare su questo, sulla lingua. Spero di essere riuscito a dire qualcosa. Il passato è un'innovazione da inventare. Per me significa questo, cioè che pensiamo al nuovo, perdonatemi l'espressione, come a qualcosa di nuovo, ma in realtà non lo è. È solamente una innovazione di qualche cosa che esiste già e che esisteva già. Faccio un esempio che così banale, un po' terra terra, no? Spopolano in televisione, ma ovunque, in radio, su internet, le ricette, insomma, per cucinare piatti. Sono i libri più venduti del Natale 2020, eh? Però in effetti quella, cioè, sembra una innovazione, ma in realtà abbiamo reinventato il passato. Cioè, ci siamo scordati delle nonne che trascorrevano ore e ore nelle loro cucine con le loro parannanze, e poi stiamo facendo la stessa cosa, però con dei canali naturalmente innovativi che loro non avevano a disposizione, anche se si vedono delle nonne ormai che sono delle star di Instagram, di YouTube. Quindi questo è solamente una maniera, insomma, per far capire che non dobbiamo dimenticare che quello che facciamo in realtà è forse solo una innovazione di qualcosa che è sempre esistito, diciamo così. Uno degli aspetti più interessanti del libro, te lo dissi anche quando ci siamo visti di persona, è che questo trascorrere del tempo, quindi questa sorta di evoluzione che c'è tra i versi, passa attraverso la lingua, lo accennavi anche tu. E quindi a un certo punto c'è un misto tra il dialetto fondano, da dove tu vieni, quindi il linguaggio della nonnità degli anziani, al cloud, alla porta USB, no? Quindi c'è una sorta di contaminazione, il passato, il presente e il futuro si incontrano in poesia. Come mai questa scelta della lingua? Perché in realtà siamo in un tempo in cui la contaminazione è un po' la cifra di tutto. Una contaminazione che richiama appunto un'innovazione di un passato che esiste già, no? E la lingua ne è testimone perché, per esempio, non è vero, secondo alcuni studi recenti, ora perdonatemi se non cito a memoria alcuni studi specifici, ma secondo alcuni studiosi non è vero che, per esempio, i dialetti stanno scomparendo, si stanno naturalmente modificando. E io ho preso un micro dialetto, quello della mia terra, per portarlo dentro il tempo che viviamo,
e quindi è un dialetto che si contamina di quello che quotidianamente viviamo, e quindi noi viviamo il cloud, viviamo Instagram, e poi però il dialetto si porta appresso, diciamo, dei sensi diversi, riesce a rievocare, diciamo, alcuni significati che solamente in questa contaminazione poi accadono. Allora, abbiamo già un po' raccontato che in realtà nel libro, tra i versi, ci sono tre generazioni, in un certo senso, ed è una fonovisione, cioè un insieme di suoni. Quindi la domanda viene ovviamente spontanea, parlando dell'anno che verrà: quali suoni siamo stati e quali saremo? Questa è un'altra domanda da un milione di dollari. L'accostamento di musica di Lucio Dalla, insomma, mi ha fatto particolarmente piacere. Diciamo che Panasonic nasce un pochino anche da alcuni studi che hanno, diciamo, studi che riguardano, per esempio, i nuovi media, in particolare un autore per me imprescindibile come Mettua, che suono si è molto soffermato, perché il suono è qualcosa che... Simone, spostati un attimo che non ti sentiamo benissimo. Ok, mi sentite meglio ora? Un pochino. Allora, dicevo, non so dove eravamo rimasti, ma Mettua, io studio anche nel mio progetto di dottorato, sto fermato molto sulla questione del suono, no? E il suono ci ha restituito a 360 gradi, la vista non riusciamo a vedere al massimo fino a 70 gradi. Quindi la questione del suono è molto rilevante. Non so che suoni saremo, siamo dei suoni sicuramente contaminati, sicuramente sì. A un certo punto, all'interno dei versi sono disseminati anche delle citazioni da grandi, no? Quindi Lucio Dalla, Quasimodo, Pino Daniele, ma anche Libero de Libro, ovviamente, di fondana memoria. Perché decidere di inserire dei versi che poi oggettivamente sono stati suoni della nostra formazione? Perché intanto le sezioni del libro sono costruite proprio attorno al suono, e in particolare alla musica, che ricalcano un pochino il passaggio dalla vecchia generazione per costruire fino alla nuova, per esempio Fendo e Montemini, ma dai Pink Floyd. Quindi è un viaggio un pochino musicale, è un viaggio sonoro attraverso i versi che poi mi hanno formato in qualche maniera. Mi piace ricordare una cosa, Simona, che uno degli autori che cito all'inizio del libro, Wilfock, l'ho conosciuto grazie, insomma, a voi, grazie al territorio, al nostro territorio, perfettamente il professor Giunta parlare di questo, da per me sconosciuto. Adesso lo ricordo, su quell'incontro 4 anni fa, forse prima. Poi io l'ho conosciuto lì, ho sentito, a proposito di sentire, per la prima volta è stata una folgorazione la lettura di questo poeta. Io ho il libro con lui che dice: beati loro che pensano al progresso, io solo penso alla morte e al sesso, che secondo me ben riassume quello che siamo detti anche di noi, perché la morte, il sesso e la sono dei temi che dominano da sempre la vita e la letteratura, che vanno sempre di pari passo. Quindi tutto il resto, il progresso, non ce ne dobbiamo occupare troppo, perché non è altro che una estensione, per usare un termine mediterraneo, di qualche cosa che c'è sempre, solo che è appunto una estensione, quindi possiamo sentire di più, questo sì. Ultimi due o tre domande. La prima è in realtà due in uno. C'è molto la dimensione della provincia, no? Questo è un po' accomuna anche altri tuoi libri, e la leggo anche a un'altra espressione, un altro verso molto bello, che dice: siamo ancora a scrivere qualcosa di inesploso. È un po' la provincia inesplosa, che ne dici? Sì, la provincia mi sta molto a cuore, spero mi sentiate meglio. Sì, sì, molto meglio. Prima. Mi sta molto a cuore perché naturalmente noi siamo figli della provincia, veniamo da lì, per cui
soprattutto poi direi per quanti di noi fanno l'esperienza di una grande città in questo momento, insomma vi parlo da Roma dove sono qui per studio e per lavoro, allora uno guarda la provincia con un altro occhio, con alcuni amici anche spesso ci confrontiamo su questo argomento, che cosa sono le province, che cos'è la provincia, una specie di lente deformante, perché molto spesso dalla provincia i problemi piccoli sembrano grandi, è un po' come guardare un cannocchiale al contrario, quindi ha, ha una funzione esattamente capovolta, però al tempo stesso quelle cose piccole che si vedono come grandi vengono messe sotto una lente di ingrandimento, appunto, vengono ingigantite, sì, quindi a volte è negativo, ma nello stesso tempo è uno sguardo totalmente diverso che poi si fonde con quello invece di una grande città, non possiamo dire certo che vivere a Roma è vivere in provincia, però dentro Roma ci sono degli angoli di provincia e quindi fondere queste due visioni credo che dia una visione poi completa del tutto, un pochino come il dialetto e la lingua, anche se non è giusto chiamare l'italiano la lingua e il dialetto dialetto come se fosse minore, però insomma la provincia è un fenomeno tutto ancora da indagare, è un fenomeno molto italiano ed è peculiarissimo e dobbiamo assolutamente preservarlo proprio per poter avere questa visione completa. Lo dicevamo prima, il libro è diviso in quattro sezioni. Una di queste sezioni, uno degli argomenti predominanti è l'amore, in particolare il rapporto con una donna. Come l'amore si inserisce in questa narrazione del tempo e come si collega alle altre sezioni, che sono magari più introspettive? Sì, guarda, mi ricordo una volta qualcuno mi fece notare con il primissimo libro che avevo pubblicato qualche anno fa, che non c'erano donne, non c'era la figura femminile, non c'era mia madre, c'erano alcuni testi magari dedicati a mio padre. Poi improvvisamente viene fuori Panasonica, che a parte è femminile già nel titolo, contiene un po' in tutte le sezioni, cioè la figura femminile effettivamente è predominante, forse la figura materna anche in qualche maniera è predominante ed è predominante anche in questa ultima sezione di cui tu mi chiedi, in cui parlo naturalmente dell'amore nei confronti di una donna, quindi di una mia coetanea, che è un amore diverso, però che in qualche maniera si origina proprio da quell'amore materno e al tempo stesso filiale. Si inserisce la tematica dell'amore perché in qualche maniera unendoci ad un'altra persona generiamo una lingua nuova, questa è un po' l'idea, e infatti la sezione prende il titolo proprio da questo senso, da questo significato, la parola neo, indicando naturalmente una caratteristica anatomica dell'altra persona, ma al tempo stesso giocando con la parola neo, che spesso è un prefisso per indicare qualcosa di nuovo, quindi sta nascendo sempre qualche cosa di nuovo e principalmente, siccome quando diciamo una cosa noi la rendiamo anche viva, in qualche maniera la facciamo nascere, quando facciamo nascere un amore, un sentimento, stiamo anche generando una lingua nuova, una nuova maniera forse per dirlo, ecco questo posso rispondere. Simone, ti salutiamo con un'ultima domanda che in realtà è flash e quindi anche una risposta flash. A un certo punto c'è un verso molto bello che mi sembra anche un modo bello per fare gli auguri ai nostri radioascoltatori. A che volume vuoi che alzi il mondo? Cosa voleva dire? Volevi dire con questo verso? E soprattutto mi è sembrato molto bello in un periodo storico in cui siamo nel caos, no? Quindi in cui forse siamo molto immersi nei rumori. Simona, guarda, non ci crederai, ma io ho il libro aperto su questa poesia, perché l'avevo letta, te lo giuro, l'avevo letta proprio prima che aprissimo questa nostra chiacchierata radiofonica, e questa poesia si riferisce in particolar modo a mio nonno, che come tanti vecchi, tanti anziani, iniziano ad avere problemi di udito, e quindi in qualche maniera a volte dobbiamo urlare, però poi il sunto anche di questo testo è che dobbiamo condensare il senso in poche parole dette bene e ad alta voce,
tu fai questo collegamento con la contemporaneità, con quello che viviamo oggi. Ebbene, siccome c'è tanto da dire, tanto da parlare, è bene condensare quello che vogliamo dire e dirlo meglio, dirlo forse a più alta voce solamente quando però abbiamo condensato questo senso. Grazie Simone, lo ricordiamo, Panasonica, Ponte d'Alta Edizioni, in libreria.